diceva, ma poverino, vabbè, gliela faccio lo stesso. Porca puttana. Allora ragazzi, oggi siamo qui a Sauze, nella sempreverde montagna, nella settimana di Ferragosto, pieno di gente, pieno di ignoranza in generale. Sono qui nella pista di downhill, la Tipi Switch, una delle più famose. Sono venuto qui a fare delle foto e a consolarmi un po' dalla mia assenza, ormai sarà eterna, dalle piste di downhill. Faccio qualche foto al mio amico Lego e anche al mio amico Giorgio, e nel mentre i ricordi fluiranno nella mia mente delle bellissime discese che avevo fatto con la mia bici da downhill e che purtroppo non potrò più fare a causa del mio incidente che ho avuto proprio su queste piste. Comunque, siamo qui per fare delle foto. Ho portato con me il mega zaino, non so se potete apprezzare, delle foto con dentro un po' di macchine foto, la GoPro immancabile ovviamente, ma mi sposterò a piedi lungo la pista di downhill facendo appunto delle foto ai miei amici CCC. Pure sgommato già. Bella. Tu John sei un po' atterrato con la ruota di dietro. Ora sono qua nella spina, quindi magari tenetevi un po' più interni. Sta cazzo di memory card, porca puttana. Troppo lenta, non fa la raffica. Proviamo. La giù viene sempre meglio. Cioè, se vuoi fare l'ultima, dimmi tu. Queste foto stanno venendo, certo. Sì, esatto. Quindi certo. Qua con te, qua è soltanto ben abbigliato, come potete vedere, è veramente un figo. Però in realtà adesso c'è un vento, non so se sentirà qualcosa. Già, cosa? Ne abbiamo appena tolto le rotelle in realtà, Ste. Sì. Lui ce n'ha una di lì e una di là. Adesso ne ha solo più una. Esatto. Vedete che trema tutto. Oh no, ma... Cambio mollo e sui pedali, giusto Gio? Sulla sella. Saltare là. Sulla sella. Adesso Stefano vuole saltare, attenzione, un salto piatto, non fa un cazzo, attenzione che un po' ha fatto un numeraccio. Gio fa niente, però Ste devo dire che ha fatto un numeraccio, mannaggia. Io sono appiedato, non perché sia uno sfigato, ma perché gli sto facendo le foto. No, Ste è caduto, attenzione, Stefano è caduto, sta per morire, attenzione. Cambio mollo. Ah. Troppo cambio mollo. Vediamo la sua IT completamente distrutta. Adesso la prenderò io. Ciao. Allora ragazzi, abbiamo eravamo nel bosco e Ste ha giustamente fatto notare come un fulmine abbia colpito. Devastato. Guarda che roba. Vado. Questo è quello che fa un fulmine, quindi pensa se vi prende a voi. Albero completamente squarciato. Ci sono le schegge di legno ovunque, quindi tipo se uno si trova ai fianchi mentre c'è il temporale, vi colpisce una di queste schegge. Cioè guardate che roba. Sono delle frecce di balestra, se vi... Porca troia. Guarda come si vede proprio che l'ha cavato. Tanto le con le protezioni. Cazzo, è baffi. Oh, stai tutto bene. Sì, sì, tutto bene. Oh, guarda qualche bomba. Guarda, guarda.
facciamo i particolari, guardate che... Guarda la corteccia sotto, guarda là com'è. Bellissimo però, E questo qua è quello che fa un fulmine. È presente che alziamo quello tamarrissimo. Boh, il servizio matrimoniale fotografico sulle piste per Stefano e Giorgio. Stefano. I piloti. Ragazzi, abbiamo un fotografo, lo volete? Allora, il prezzo 100 euro ogni 20 minuti ne vale al minuto. Costo esattamente come un elicottero che deve. Fa la post produzione in diretta. Bam. In mezzo ai prati. Basta di cazzate. Allora, se vi fosse piaciuto questo video vi invito a lasciare un like, commentate! Lui lascerà un dislike, bastardi. Adesso loro se ne tornano a girare, io vado a casa. Bello, bello. Ho fatto le foto, loro avranno le belle foto da postare. Migliaia di like ovunque, tipe che gli saltano addosso, vabbè. E GoPro Therapy, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!